le visualizzazioni dei riversamenti avvengono con un certo ritardo. E poi ovviamente il gioco è ancora aperto, anche perché terminato il countdown, i cavalli non sembrano ancora pronti per andare agli ordini dello starter. C'era in leggero ritardo Ulala Crystal, che adesso va ad unirsi agli altri concorrenti. La famosa regola che alla fine del countdown lo starter dovesse andare via senza se e senza ma è diventata una regola, diciamo, con tanti se e con tanti ma. Ma la macchina va in movimento. Ultima occhiata all'andamento del gioco, sempre più vicine le quote dei tre più attesi: 2,46 per Uius Caf, 2,69 per United AS, 3,18 per un signor AS. Ma tutto è pronto, si va in partenza. Prima corsa di Palermo, indigeri di 3 anni sulla breve distanza, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, in 10 al via. Favori al gioco per il numero 2 Urius Caf, ma molto seguiti anche l'8 di United AS ed il 10 di un signor AS. Diversi cavalli in rottura nella fase iniziale e fra questi anche un signor AS ed il numero 4 di Urania Cup. È invece partito bene Ultimus, che si profila per linee esterne su Uber Joe e prova ad avere via libera dal capofila iniziale. Via via riesce a passare Mimmo Zanca e si sistema al comando. In terza posizione il numero 8 di United AS, più indietro invece ci sono il 5 di Underground Lux, mentre anche Urius Caf è fra i cavalli che è stato vittima di errore nella fase iniziale. Una fase iniziale dunque che ha molto penalizzato due dei più attesi, il 2 Urius Caf ed il 10 un signor AS. In avanti Ultimus 46 e 5 da 1,17,5 i primi 600 metri, in seconda posizione Uber Joe, mentre tra i tre favoriti l'unico superstite è United AS, che peraltro si trova già ben sistemato in terza posizione, e poi via via tutti gli altri per i quali comunque è difficile ipotizzare un recupero. 1,19,5 sul mio cronometro per il primo giro portato a termine da Ultimus, che adesso viene richiesto da Mimmo Zanca e sposta Lorenzo La Rosa, che con il suo United AS trova adesso come avversario principale Ultimus. Prova a risalire comunque anche un signor AS, che come detto ha sbagliato nella fase iniziale, ma ha saputo recuperare con molto più slancio rispetto ad un meno convincente Urius Caf, e si entra in rete d'arrivo non bellissima in camminata United AS, quindi usa un po' di prudenza Lorenzo La Rosa, ma adesso deve fare sul serio per cercare di passare. Si profila all'esterno anche un signor AS, arrivo davvero molto molto incerto, ma sul traguardo alla fine è proprio United AS a spuntarla nei confronti di un signor AS e di Ultimus. Ha vinto dunque uno dei più attesi, il controfavorito United AS, i colori del signor Nunzio Visconti, training e guida di Lorenzo La Rosa, quota definitiva al totalizzatore 2,67, il tempo dovrebbe essere abbastanza modesto, attorno al 19,6-19,7, il che fa comprendere come abbia potuto recuperare il tanto terreno perso un signor AS che è terminato secondo nei confronti di Ultimus. In numeri dunque 8-10-6, l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della prima corsa di Palermo.